Nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie della giornata. Trissino, è finito l'incubo di Karim, il 27enne detenuto per 2 anni in Libano, è tornato in Italia. È Karim Bakri che ha potuto riabbracciare i genitori e sorelle all'aeroporto della Malpensa mercoledì a rientro da Beirut. È stato scarcerato dopo 2 anni e 3 mesi di detenzione con l'accusa di avere partecipato all'organizzazione di un attentato terroristico durante un viaggio in Medio Oriente. Ora è stato scagionato e potrà fare ritorno a Trissino dopo la quarantena. Chiampo, la Val Chiampo piange il suo Dino, storico presentatore e speaker, ideò e condusse 1000 eventi. Il presentatore e speaker radiofonico se n'è andato in punta di piedi ieri, pianto in queste ore da una marea di amici e gente comune tra Chiampo ed Arzignano, le sue due città. In lutto il Consiglio Comunale, dove Antoniazzi sedeva in qualità di capogruppo nelle liste di Fratelli d'Italia. Aveva 62 anni, un male incurabile lo aveva fortemente debilitato. Sant'Orso, l'ospedale ora è Covid free, il picco si raggiunse i primi di aprile con circa 135 pazienti ricoverati. A distanza di 2 mesi e mezzo l'ospedale, simbolo della lotta al coronavirus per la provincia di Vicenza, è Covid free. Nessuno degli ospiti è più positivo al tampone, intanto prosegue il reintegro dei reparti e del personale di rientro dal San Bassiano. Villa Verla, capriolo investito sulla provinciale 249, un automobilista lo soccorre ma è giallo sulla sorte. Il cucciolo è stato soccorso da un automobilista che ha allertato la polizia provinciale, sul posto un volontario che doveva portarlo da un veterinario specializzato, ma lì non è mai arrivato. Sul posto c'erano anche i carabinieri. Il soccorritore vorrebbe sapere che fine ha fatto la povera bestia. Altavilla Vicentina, dramma all'amorato pane, addetto allo scarico merci trovato senza vita, aveva 48 anni. Nel pomeriggio di ieri, tra le 13 e le 13.30, un dipendente dell'amorato pane, nota azienda del settore agroalimentare, è stato trovato senza vita. La vittima era Fabio Cecchetto, aveva 48 anni, viveva a Camisano con compagna e figli minorenni. Arzignano, contributi per bici elettriche, bando anche ad Arzignano. Il bonus è previsto per ogni singolo cittadino che ne farà richiesta e soddisferà i requisiti imposti dal bando, ammonta a 250 euro. Beneficiari non solo coloro che acquisteranno un ex novo la bici elettrica, ma anche chi monterà sul telaio classico il kit automatizzato che può essere installato sui mezzi a pedali. In palio, in pratica, 40 bonus bici. Grisignano di Zocco salta l'edizione 2020 dell'antica Fiera del Soco, ufficiale l'annullamento. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori. La grande mostra espositiva era in programma dall'11 al 17 settembre su una superficie coperta di oltre 3.500 metri quadrati. Se ne parlerà il 2021. Previsioni meteo 19-21 giugno, perturbato venerdì, poi migliora da lunedì l'estate. Si prevede maltempo venerdì, sabato meglio, da lunedì appunto, come dicevamo, scoppierà l'estate. Pagina dell'Eco Vicentino Nazionale, elezioni, il Senato dà il via libera alla fiducia, 158 sì, il decreto ora è legge. L'Aula del Senato ha votato la fiducia sul DL elezioni, 0 contrari e astenuti. Addio a Carlos Ruiz Zafón, autore del successo mondiale L'ombra del vento. Lo scrittore è morto nella sua residenza a Los Angeles a causa di un tumore, come riportano i media spagnoli. Conte riferisce in commissione su Giulio Regeni, senza la verità rapporti bilaterali a rischio con l'Egitto. Tra le polemiche per l'ora tarda, il premier Conte è stato ascoltato per oltre 2 ore ieri sera in audizione alla commissione d'inchiesta sul caso Regeni, anche alla luce delle polemiche sollevate dalla decisione del governo di vendere 2 fregate Fram Fincantieri all'Egitto.
Ed infine sport, Serie A, il governo dà il via libera alla quarantena soft. Dopo il parere validato dal CTS è arrivato l'atto amministrativo del governo che sana l'incompatibilità tra protocollo FIGC e il decreto legge 16 maggio e che di fatto permetterà al campionato di concludersi regolarmente. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e a risentirti.